Esiste una giornata tipo che, se seguita alla lettera e ripetuta nel tempo, porta alla massima crescita muscolare? Idealmente sì, ma nella pratica potrebbe essere difficile da attuare. Per questo vedremo alcuni elementi fondamentali e necessari da rispettare in quella che dovrebbe essere la miglior routine giornaliera per mettere su dei muscoli. Se seguirai i consigli che ti darò in questo video, massimizzerai senza dubbio i tuoi guadagni di massa muscolare. Vedremo cosa dovrai fare nella pratica, partendo dalle buone abitudini da applicare al mattino fino ad arrivare alla sera. Tutto quello che dovrai fare sarà adattare queste informazioni alla tua giornata e ai tuoi impegni. Prima di iniziare mi presento velocemente. Io sono Roberto, il coach, e sono un esperto in bodybuilding e ricomposizione corporea. Sono un dottore in scienze motorie, faccio questo lavoro da una vita e in questo canale ti parlo della mia esperienza e ti do alcuni consigli su come migliorare in palestra. Ti invito quindi ad iscriverti e ad accendere la campanella, così da rimanere sempre aggiornato sui prossimi video. Ma iniziamo! 1. Svegliati riposato. Se dormi male e poco, la tua giornata partirà in modo negativo. Il tuo corpo parte pronto per la giornata? Oppure ti alzi solo in seguito alla sveglia che suona e interrompe il sonno? Se è così, forse dovresti apportare alcune modifiche alla tua routine. In questi casi spesso non abbiamo riposato abbastanza e nel corso della giornata ci si sente stanchi e con poche energie. Di conseguenza, la prestazione in allenamento e la crescita muscolare saranno in parte compromesse. In questo studio sono stati valutati gli effetti della privazione del sonno ed è stato visto che passare diverse notti dormendo poco e male porta a conseguenze negative in termini di sviluppo muscolare. I ricercatori infatti hanno ipotizzato che la carenza di sonno può compromettere la sintesi proteica, incrementare il catabolismo e rallentare il recupero. Una notte non porterà a particolari conseguenze negative, ma diverse comprometteranno la tua performance con i pesi, con conseguenze deleterie sui tuoi possibili risultati. 2. Colazione. Dopo un sonno di qualità e diverse ore di digiuno, il corpo necessita di calorie. Il momento migliore per fornirle è al mattino. Fare una buona colazione permette diversi vantaggi. Il primo è di distribuire l'apporto calorico nella giornata, così da evitare il rischio di assumere alimenti lavorati e confezionati come snack e merendine. Saltare la colazione inoltre può in parte compromettere il livello di prestazioni fisiche e intellettuali nell'arco della giornata. Ci sono anche studi che collegano l'abitudine di saltare la colazione con il rischio di obesità. Questo perché in genere si tratta di un qualcosa che è collegato ad uno stile di vita generalmente sregolato. 3. Allenamento. Ovviamente è parte fondamentale di una giornata ideale per costruire muscoli. La prima cosa da fare è essere costanti e puntuali. Se devi allenare oggi le gambe, ma è stata una giornata difficile, hai una sola opzione: vai lo stesso in palestra e fai del tuo meglio. Ovviamente ci saranno giorni dove non è possibile allenarsi, ma in quei casi ragiona attentamente su come recuperare la tua seduta, magari inserendola il giorno successivo. Quando sei in palestra, la tua sessione deve essere già pianificata e specifica. Non puoi lasciare che i tuoi risultati siano determinati dal caso. Proprio per evitare di perdere tempo, puoi fare come hanno fatto i miei clienti. Si sono rivolti a me per avere un piano su misura in base ai loro obiettivi. Quindi, se vuoi iniziare a fare le cose bene e sul serio, rivolgiti ad un coach o, se vuoi, vedi il link in descrizione alla mia pagina del coaching. Quando sei in palestra, devi inoltre avere il giusto assetto mentale per affrontare il meglio il tuo allenamento. Non distrarti, rendi al massimo e ricerca un'intensità ottimale. Inoltre, cerca di recuperare adeguatamente tra le serie. Se vuoi approfondire questo tema e ti interessa capire quanto tempo devi riposare tra un set e l'altro, ti lascio qui il link al mio video dove ti spiego esattamente cosa fare. Prima di proseguire, andare a vedere gli altri aspetti fondamentali che dovrebbero contraddistinguere la tua giornata tipo per mettere su massa muscolare, ti invito a lasciare un bel like qui sotto, così mi aiuterai a far crescere il canale e a portare di conseguenza contenuti sempre migliori. Ma proseguiamo. 4. Recupero. Idealmente, dopo un allenamento intenso, sarebbe un'ottima idea prendersi del tempo per recuperare, magari con 20 o 30
30 minuti di riposo. Purtroppo non sempre è possibile per i vari impegni della vita quotidiana. Spesso infatti si corre avanti e indietro dalla mattina alla sera. Però bisogna tenere a mente che lo stress porta ad una riduzione della massa magra e ad una soppressione del sistema immunitario, ad un incremento della massa grassa e aumenta anche il rischio di malattie cardiovascolari. Per questo è essenziale prendersi del tempo per rilassarsi. Per farlo ci sono molti modi. Puoi ad esempio fare una bella camminata, meditare, fare un bagno caldo. Il consiglio quindi è di prendersi ogni giorno almeno un 10 minuti per alleviare la tensione accumulata durante la giornata. Vedrai che ne avrai grandissimi benefici. 5. Mangia sano e nelle giuste quantità. In una giornata ideale per mettere massa non può certo mancare una sana alimentazione. Concentrati sullo scegliere alimenti di qualità e poco lavorati. Inoltre, se ne hai la possibilità, può essere una buona idea inserire nella tua giornata almeno 3 pasti. Se vogliamo, in una condizione ideale, sarebbe ottimale aggiungere anche qualche spuntino. Ovviamente dovrai tenere in conto del tuo obiettivo e ragionare sulla quantità dei macronutrienti e sulle chilocalorie totali. Questi sono gli aspetti più importanti da tenere a mente. Se non puoi mangiare 5 volte al giorno, non succede nulla. Quello che conta di più è raggiungere determinate quote di chilocalorie e macronutrienti nell'arco della tua giornata. Parlando di una routine perfetta per mettere massa, possiamo affrontare anche il tema degli integratori. Un'adeguata integrazione potrà darti quella piccola marcia in più. Laddove fai fatica con gli alimenti a raggiungere determinate quote, allora puoi certamente valutare l'utilizzo di prodotti specifici. Fra i più utili puoi considerare le proteine in polvere, carboidrati in polvere, creatina, di cui trovi un video qui, multivitaminici e omega 3. Se metterai in pratica tutti questi consigli, adattandoli alla tua situazione, sono sicuro che avrai grandi risultati. Ovviamente non è una singola giornata a fare la differenza, ma se riuscirai a farne uno stile di vita, allora farai enormi passi avanti. Considera inoltre un ultimo consiglio: qualunque persona di successo in qualsiasi ambito si prende del tempo ogni giorno per studiare e migliorare in quello che fa. In una giornata ideale per mettere massa dovrebbe esserci una piccola componente di studio appassionato riguardo a questi temi. Come in ogni aspetto della vita, passioni, lavoro, eccetera, più ne sai, migliori risultati avrai. Studia l'anatomia, la biomeccanica, la nutrizione. Questo ti porterà ad essere più consapevole e ad evitare i falsi miti a cui crede il 90% degli uomini. Per questo voglio segnalarti che il mio libro sull'allenamento per l'ipertrofia e la ricomposizione corporea è quasi pronto. Rimani sintonizzato su questo canale perché appena sarà pronto per la pubblicazione, ti assicuro che varrà assolutamente la pena leggerlo per capire molte cose e avere un'idea chiara su tutto quello che conta davvero per ottenere risultati. Bene, io ti ringrazio per essere arrivato fino a qui, spero di esserti stato utile, nel caso metti un bel like e ci vediamo al prossimo video.